Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo, bentornati qui in Mauritania, lungo questa strada che ci sta portando dall'oasi di Tijka a Tijijka, dove poi forse incontreremo un'altra strada un po' più principale. Su questa che attraversa il deserto della Mauritania, una carta a malapena segnata sulle mappe, non passa nessuno. Siamo dietro questa piccola duna. La strada asfaltata in realtà è proprio dietro la duna. Ci siamo voluti mettere qui per essere un po' protetti dal vento e dall'occhio indiscreto del passante. Ma qua il passante non c'è. Il vento c'è sempre invece. Non è ancora proprio terminato del tutto. Non hai più ai ritmi incessanti dei primi giorni qui in Mauritania. Però insomma si fa sempre un po' sentire. D'altronde c'è un po' del cambio della stagione. La stagione secca sta arrivando al sud. La stagione giusta per attraversare d'altronde. E quindi questo vento viene trascinato dal calore. Guardiamo da qua quindi queste dune. Ieri abbiamo camminato un po' sulle prime che sono qua di fronte. Qui siamo su un altipiano e ci sono tante di queste piccole dunette. Poi magari da qui non riesci a vederlo, ma c'è un canyon da attraversare che è riempito di sabbia, palme, acace, afraziz e certamente anche qualche villaggio. Guardando la mappa della Mauritania, ragazzi, è bello vedere il nostro punto. Siamo proprio qua in mezzo, nel niente. Come vedete, ad esempio su Google questa strada non è segnata, però c'è, l'abbiamo vista sulla mappa satellitare. E siamo più o meno a metà tra Tergit e Tijka. Tra l'altro qua, rispetto al Marocco, siamo anche un'ora indietro. Io sul mio orologio tengo ancora l'ora marocchina. Credo che poi cambierà ancora, non lo so, non sono sicuro. Comunque, più o meno male, il fuso orario che terremo durante questa nostra discesa verso sud, più o meno, non è che varierà di tanto, sarà sempre molto simile a quello dell'Italia. È tornato il vento forte, ragazzi. Qua ci colpisce proprio come se fossimo una vela. Però dobbiamo accendere il motore per avanzare, non ce la facciamo andare avanti a vento. Ieri sera abbiamo dovuto sgonfiare abbastanza le gomme e quindi appena raggiungeremo l'asfalto mi devo fermare per rigonfiarle, però dato che qua è tutta sabbia abbastanza molle, non lo faccio adesso. Date le tante trone che stiamo prendendo questi giorni, controllo in modo doppio il camion prima della partenza. E qui abbiamo una bella tana, sono anche delle improntine. Questa è popolata, questa tana. Ciao topino del deserto. Ciao Duna. Ciao Duna, proviamo a lasciare le sabbie. Ecco le nostre tracce. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Direi che non c'è nessun rischio che passa qualcuno su questa strada, quindi possiamo fermarci anche qua a gonfiare le gomme. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out? Ah, c'è persino la ruspa che sposta le dune da una parte all'altra. And you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. Qua stiamo vivendo un po' anche quella che sarà a breve la transizione tra il Sahara e il cambiamento intenso che ci sarà invece in Senegal appena passeremo il fiume, ma anche dagli ultimi chilometri di Mauritania vedremo veramente il territorio cambiare ed è importante memorizzare questo posto perché ci sembrerà così lontano tra non tanti giorni. Ci ha fermato un signore che si faceva segno ai denti. Dice che c'ha mal di denti. Dobbiamo dargli un occhio o qualcosa, un antidolorifico. Difficile capire. Sì, però vabbè, faceva segno così. Capire abbastanza. That's how you know you've been in love. La macchina
macchina, ho detto vabbè, a casa non riesco a arrivare, la parcheggio un attimo qua. Boh. La stazione. E questo villaggio si chiama Rashid. È il più grande che incontriamo da quando abbiamo iniziato questa strada praticamente. Questa è l'épicerie. Io devo recuperare un po' di pane. Le coiffeur. Qui devo dire che sembrano un po' meno abituati a vedere i turisti, eh. Livello con degli sguardi un po' più straniti. Gendarmerie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Nouakchott. Oui. Oui, je l'ai. Italienne. Italiano. Italiano. Napoli o Milano? Milano. Milano. Oui. Nous sommes deux. C'est deux. Oui. Questo controllo in gendarmeria ci ha fatto perdere tutto l'abbrivio che avevamo. Che strano questo villaggio. Ho dovuto costruire le case qua. Siamo arrivati a Tichichka, che è una cittadina, non è assolutamente piccola a quanto pare. Oh, forse spiega un po' anche la presenza di questa strada, non lo so. Qui poi passa un'altra strada, questa in realtà segnata sulle mappe, che ci dovrebbe poi condurre in direzione di Nouakchott. Qui stanno costruendo mattoni, guardate, producono i mattoni e li usano direttamente. Queste sono tutte le cisterne d'acqua. Tijijka, cittadina veramente al centro della Mauritania. Guardate la mappa, capite meglio dove ci troviamo. Guardate che però quanti pali della luce con il pannello fotovoltaico, ognuno dotato del suo pannello fotovoltaico. E quindi anche di batteria. Questa è la stazione di servizio. Noi vogliamo andare verso il souk a cercare del pane. Qui siamo nel fiume e c'è anche dell'acqua. Non si fa un tripudio di attività commerciali questo villaggio, città. Qualcosa troveremo. Sono un po' tutti chiusi i negozi, non riusciamo a capire se è l'orario sbagliato o cosa. Questo ce n'è uno, provo a chiedere. Qui è segnato 24 ore su 24. Sembra... non so se quello è pane disegnato. Possibile, vado a chiedere. Bonjour. Vous avez de pain? No. Rien. Où je le peux trouver? Niente pane. Ha detto... là. Là. Ah, ok, al Carrefour. Al Carrefour ha detto. Al Carrefour, a rotonda, dai. Non al Carrefour supermercato. Bonjour, vous avez de pain? Ah, c'est bon. Quatre. Oui. Shukran. Questo è il pane che ho trovato. Non sembra male, però, eh. Un assaggio. È buono. Quella che stiamo percorrendo adesso, che ci ricollegherà tra un po' di chilometri poi a una strada nazionale, è una strada più vecchia, già presente sulle mappe, e però devo dire che è messa un po' peggio rispetto a quell'altra. È tutta un po' rattoppata ed è anche più stretta. Altro controllo di polizia, avremmo fatto 15 km dall'altra. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? I'm fish. Nouakchott. Oui. Voilà, tu passes pas.
ce l'ho dietro. Je l'ai atrás de... Je l'ai... dedans. Je l'ai dedans le... Oui. Deux personnes. Non, sont deux. Sont deux, c'est... Oui, mais c'est la même personne. Oui, sont deux personnes. Oui. Ha detto, ma questi sono quattro. No, ma guarda che... sono due. Ma ci sono quattro foto, sì, ma sono la stessa persona. Ci troviamo in una zona particolare. È una savana e pensate che abbiamo visto anche delle mucche che pascolano e mangiano quest'erba che ci circonda. Effettivamente è un posto molto diverso da quello dove ci trovavamo una cinquantina di chilometri fa. Ragazzi, siamo arrivati in un altro villaggio che non compare neanche sulla cartografia. Ci sono anche un po' di epicerie. Qui si passa attraverso il fiume che dà vita al villaggio. Qua è Bourlajo, la strada. Siamo arrivati a un villaggio bello grande, ma la cosa incredibile è che là dietro c'è un muro di dune praticamente. Mulo sta tornando a casa da solo, che bravo, con l'autopilota. Si è anche spostato un po'. Ah no, c'è una persona. Costruzione in corso. Oui, ça va bien. C'est bon, c'est ça. Au revoir. Che ti raccontava? Ha detto che qua sembra di essere nel 18° secolo, è vero. Ma a lui piace così. Vogliamo cambiare. Ma c'è un bel po' di vita, mi piace questo villaggio. Fortunatamente non c'è assolutamente nessun posto dove ci possiamo fermare, non è che possiamo dormire qua in mezzo alla strada. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive. Ma però adesso dobbiamo discendere in picchiata. No. Ma che discesa è, Simo? Beh, il freno motore? Aspetta che scappo. Marcia. Sì. Look at beautiful stars, I wanna drive a faster car. Adesso ci incrociamo con un camion che va a 1 all'ora, penso. Ci sono le marmotte, guarda. E qua il camion va veramente, veramente piano. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else, I'm gonna be myself. Guarda come vanno sulla sabbia! Guardale! Sono diventati dei dromedari! Not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Bene ragazzi, abbiamo trovato un posto, la strada principale è là dietro,
Qui c'era un leggero avvallamento e ci siamo nascosti qua dietro. Abbiamo guidato molto di più di quello che pensavamo. Sono almeno 2 ore che cerchiamo un punto e alla fine non è mai facile, no, soprattutto quando c'è tanto deserto e vuoi allontanarti dalla strada principale, potrebbe essere complicato. C'è un silenzio assoluto. Si sentono gli uccelli. Buongiorno equipaggio, bentornati in Mauritania, qua in questo plateau che praticamente abbiamo trovato subito dopo una distesa infinita di dune, e abbiamo trovato un po' per miracolo ieri sera perché non trovavamo veramente un posto dove fermarci e alla fine ci è arrivato un ottimo posto. Devo dire che questa notte è stato tranquillissimo, ma ieri sera abbiamo visto passare una macchina là in fondo, chissà dove andava. Oggi ci spostiamo, facciamo non tanta strada, oggi ci vogliamo fermare presto, anche perché ieri abbiamo guidato più del previsto. Oggi facciamo un po' di strada, troviamo un altro posto e ci fermiamo. Metto alla prova le Crocs, lancio qua su questo terreno desertico. Che spettacolo! Un po' di trasporti a mulo, singolo o doppio. Questa è una tanica grossa. Qua, foresta di Afrasiz all'ingresso di Sangrave, questo villaggio che di fatto ci ricongiunge alla strada principale. Qui incontreremo la strada nazionale. Macchine distrutte. Qua è veramente la cosa particolare che vedi, qua sono quasi tutti sti Mercedes 190, quindi il know-how deve essere elevato. Ah sì. Oh, qua c'è persino l'ambulanza. Sì. Inizia il mix di trasporti di tutti i tipi, da asino a furgoncino. La sabbia invade le strade e questo è il centro. Oh, un ristorante, uno dei primi callejeros. Cucinava un po' di carne forse. Qua c'è la macelleria, ragazzi. Questa macelleria. Tanto un panettiere, dobbiamo comprare, Luci. Ma guardate come lo trasportano, è particolare, in tanti paesi. C'hanno quest'asse di legno e trasportano il pane così. Anche qua, baghettoni, queste sono diverse, Luci. Ah no, sono uguali, sono... Qui fanno queste mini baguette che però cuociono tutte insieme. C'è un venditore di pane, ne vendono tutti così, ne prendiamo ancora 4 e via. È caldo, Luce, è caldo! Questo deve essere caldo. È buono solo adesso. Che è solo adesso, quindi mangiamocelo subito un pezzettino. Ah. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Je ne plus, c'est fini. Già fini. Vedi, con le fish è tutto molto più veloce. Siamo stappati. Ieri sera siamo arrivati troppo tardi. Sì. Pensavamo solo a mangiare. Strano, eh? Mentre aspettiamo la compilazione dei passaporti, in realtà ci stiamo mangiando il pane. È caldo, è molto buono. Qua te lo sei finito, guarda qua, non ce n'è più. Io? Lo so adesso, quindi mangiamocelo subito un pezzettino. Ah. L'ingresso a questo villaggio è difficile, la strada è veramente messa malissimo. Ci sono
sono le macchine che fanno gli slalom tra le buche. Mercatino. Stanno macellando la carne adesso, fresca. I gommisti qua lavorano, è incredibile vedere che riparano i carretti dei cecchini, le ruote dei camion e anche le bicicletta. Le marché. Guardate questo furgone come è carico. Hanno la capacità di caricare la roba che... Eccola sopra! C'era pure la pecora? Sì, sopra! Era talmente incassata che neanche l'ho vista. Il signore ripara ciabatte. Qua ci vogliono dei buoni ammortizzatori. Ho un Mercedes 190. In modo tale che all'inizio, alla fine del villaggio, c'è qualcuno che te lo può riparare. Ah, il gioco del biliardino, qua va tantissimo. Dove c'è, naturalmente. Guarda quanto pane! Che edificio! Pazzesco! Guarda qua! Qui veramente il tempo si è fermato, eh! Questo deve essere proprio la parte più centrale, eh? C'è molta sosta, è incredibile vedere tutte le stesse macchine. Cioè, 9 macchine su 10 sono Mercedes 190. Il camion, ragazzi, sembra uno dei dromedari di Star Wars. Si muove lentissimo qua in mezzo a questo macello. È stracarico. Poi c'è anche la copisteria, la zombie, le coiffeur, l'asfalto. Oh, le restaurant, la macelleria con griglia d'oro, la banca popolare con fuori il generatore. Ragazzi, facciamo 5.000 e così dovremmo arrivare fino a Nauachot, che costa 50 al litro. Ora prendiamo la direzione verso Nauachot, ma ci fermeremo, io credo, tra non più di un centinaio di chilometri. Come dicevamo, oggi non vogliamo fare tanta strada. Ahimè, mi sa che hanno finito la benzina, andrò a dargli una spinta. Questi, ragazzi, sono tutti ristoranti e vedete dietro la macelleria, dove c'è poi anche per cuocere, ci sono tutte queste tende dove tu puoi mangiare seduto. Sono caratteristiche di questo posto. Qui, ragazzi, stiamo percorrendo un tratto di questa strada, che ricordiamo è la principale, dove hanno tolto l'asfalto, e lo vediamo tutto a pezzi lì a fianco, perché probabilmente c'erano rimaste più buche che asfalto, e quindi hanno detto vabbè, forse è meglio che lo togliamo. Credo che sia meglio, naturalmente adesso c'è la Toll Ondulée. Però forse è meglio che le buche, cioè a questi livelli di Toll Ondulée, non lo so. Qui siamo arrivati a un pezzo di strada dove forse la stanno rifacendo, ma naturalmente c'è una macchina in panne. È decisamente difficile per i mezzi sopravvivere a queste strade, molto difficile. Credo che sia arrivata l'officina mobile. No. L'officina mobile con la saldatrice. Qua riparano questa copertoni e saldano telai, perché spacca tutto. Abbiamo raggiunto il camion e adesso tentiamo il sorpasso. Questo camion non so quanto dura, stava trasportando delle macchine distrutte, ma anche lui non era proprio tanto buono. Oh, guarda qua. Sì, qua non hanno ancora finito, però ma ci siamo quasi. Perlomeno hanno fatto una prima spianatura. Autobahn! Ed eccoci anche al centro di quest'altro villaggio, dovrebbe essere un po' più piccolo di quello di prima. Tanto pane qua lungo la strada. E qua invece abbiamo un po' di tutto. Verdure, carne. Lasciamo l'asfalto e prendiamo questa
pistina proprio piccola. Oggi ci vogliamo fermare. Ops, è burla sotto. Ci vogliamo fermare presto, che ieri abbiamo guidato un sacco, così ci riposiamo un po'. Che strada in mezzo a questi cespuglietti completamente gialli. Insomma, anche questa però. Bene, il nostro posto per oggi ce lo siamo fatto e devo dire che alla fine abbiamo fatto comunque almeno 150 km. Di strada veramente brutta. Non volevamo neanche guidarne così tanti, però vabbè, alla fine siamo finiti in questa savana che un po' ci fa capire che ci stiamo avvicinando al fiume Senegal. Non è tanto lontano. Cioè, questa è una Afraziz gigante con un sacco di frutti enormi, ma non si può mangiare, non è buona. La strada là in fondo, un paio di chilometri, ho sentito il rumore di una macchina passare, siamo certamente dietro quei cavi elettrici là in fondo. Qui c'è certamente un po' più di traffico rispetto alle strade che abbiamo fatto nei giorni passati, ma comunque di notte sono certo che qui non passi assolutamente nessuno. Queste non sono strade che a nessuno piace fare di notte.